Il PIL dell'Italia crescerà dello 0,7% nel 2024 e dell'1,2% nel 2025, è quanto emerge dalle prospettive economiche dell'OCSE. Le stime sono rimaste invariate rispetto a quelle di novembre 2023. In Italia l'inflazione dovrebbe passare dal 5,9% del 2023 all'1,8% del 2024, al 2,2% del 2025. Riguardo all'economia mondiale, per l'OCSE, le forti tensioni geopolitiche rappresentano un rischio significativo a breve termine, in particolare se il conflitto in Medio Oriente dovesse portare perturbazione nei mercati dell'energia. I governi si trovano quindi ad affrontare sfide fiscali crescenti a causa dell'aumento dei costi sul debito e significative ulteriori pressioni future. Sono dunque necessari sforzi più incisivi a breve termine per contenere la crescita della spesa e cornici di bilancio a medio termine ben delineati per garantire la sostenibilità e la flessibilità per rispondere agli shock futuri. Una stangata da oltre 4.000 euro. A causa del boom dell'inflazione registrato tra il 2021 e 2023, la famiglia media italiana ha speso in questi ultimi due anni 4.039 euro in più. Se infatti la spesa annuale delle famiglie nel 2021 ammontava a 21.873 euro, nel 2023 è salita a 25.913 euro, il 18,5% in più. A dirlo è l'ufficio studi della CGA, secondo cui i rincari più importanti hanno interessato i biglietti aerei, le bollette di luce e gas e i prodotti alimentari come zucchero, riso, olio di oliva, latte. L'aumento generalizzato dei prezzi ha provocato una perdita di potere d'acquisto che in Italia, sottolinea l'associazione di Mestre, non si ricordava da almeno 25 anni. Una situazione che ha penalizzato anche le piccole attività commerciali. Se in questi ultimi due anni le vendite della grande distribuzione hanno tenuto, quelle delle botteghe artigiane e dei negozi di vicinato sono cresciute di poco in termini nominali, ma la contrazione in termini reali è stata preoccupante. Nei centri storici, ma anche nelle periferie, il numero delle insegne rimosse e delle vetrine con le saracinesche perennemente abbassate sono in costante aumento. Favorire l'accesso delle famiglie alla ristorazione, in particolar modo quelle numerose con figli a carico, e valorizzare il settore. È quanto prevede l'accordo «Aggiungi un posto a tavola che c'è un bambino in più», siglato dai ministeri dell'agricoltura, delle imprese del Made in Italy, del turismo, della salute, delle pari opportunità e famiglia e dalle organizzazioni agricole e della ristorazione. Le imprese aderenti si impegneranno sia a proporre formule per le famiglie per limitare i prezzi a tavola, con l'introduzione del menù bambini o del menù infrasettimanale a prezzi ridotti, sia a valorizzare i prodotti tipici e le produzioni di qualità con i piatti del territorio. L'iniziativa, che ha una durata di 5 mesi fino al 30 giugno 2024, ricalca quella del carrello anti-inflazione sui beni di prima necessità e punta al contenimento dei prezzi di fruizione dei servizi per le famiglie a vantaggio anche del turismo locale e della stagionalità. Anche le spese sanitarie verso nuovi controlli. Con il via libera del garante per la privacy a due distinti decreti del MEF, l'Agenzia delle Entrate potrà utilizzare i dati fiscali trasmessi dal sistema TS per 8 anni. Le novità che quindi si apprestano a partire dal 2024 concedono all'Agenzia delle Entrate la possibilità di utilizzare i dati fiscali delle spese sanitarie per controlli specifici.